Ciao amico visionario, amico di visionair.fm, hai voglia di andare al cinema però magari non sai cosa esce di nuovo in sala? Perfetto, ho preparato questo comodo riassuntone proprio per te. Andiamo! Ready, go! A partire da giovedì 20 ottobre esce il film Black Adam, film d'azione e fantascienza, è praticamente un cinecomic che racconta la origin story dell'antieroe della DC Comics. Passiamo poi al giapponese Battle Royale, film drammatico ed avventura che racconta una gara di sopravvivenza all'ultimo che resta in vita, un po' in stile Squid Game. Passando alla produzione italiana, Lumina, sempre un film di fantascienza drammatico che segue la storia di una donna misteriosa in grado di accedere alla memoria del cellulare di un ragazzo che amava fare foto e video alla sua ragazza e ricostruire tutta la storia. Passiamo poi al genere drammatico con Brado, film che vede protagonista Kim Rossi Stewart e che racconta la storia di un figlio e di un padre che si trovano costretti a collaborare e a ritrovare la loro sintonia persa negli anni. Rimaniamo sempre sul genere drammatico con Utama, le terre dimenticate, ambientato tra gli altopiani della Bolivia. Racconta la storia di un'anziana coppia che deve scegliere se cambiare o morire. E passiamo poi al genere della commedia con Wild Man, fuga dalla civiltà, film norvegese che racconta la storia di un uomo alle prese con una crisi di mezza età che lo porta ad alienarsi dalla società, allontanandosi dalla famiglia per rifugiarsi nei boschi dove decide di vivere come uno dei suoi antenati. Rimaniamo sempre nel genere commedia, ma veniamo in Italia con Astolfo, storia di un uomo che viene sfrattato dal suo appartamento, è costretto a trovare una nuova vita, forse migliore di quella che aveva lasciato. Per tutti i bambini esce anche il film d'animazione A spasso col panda Missione Bebè. Mick Mick, Oscar, l'adolescente panda e Cicogna si lanciano in un'altra grande missione, riportare il bebè Grizzly ai suoi genitori. Per finire escono anche tre documentari, tra i quali il naturalistico La Pantera delle Nevi, girato sull'altopiano tibetano, un habitat selvaggio dove vivono animali rari. Il documentario biografico Sergio Leone, l'italiano che inventò l'America, dedicato, un omaggio dedicato al regista, cineasta, visionario che ha cercato sempre di essere al passo con i tempi e il cui stile ha influenzato la settima arte non solo degli anni 60 e 70 ma fino ad oggi. E per finire esce anche il documentario storico Marcia su Roma, documentario che si propone di raccontare questo evento avvenuto nel 1922 affiancando alle immagini d'archivio inedite anche la storia di Anna, interpretata da Alba Rohrwacher, una donna del popolo, grande sostenitrice del partito fascista fino a quando gli eventi non la porteranno a ricredersi. Per quanto riguarda la mia scelta, questa settimana la prima scelta non poteva non cadere su Black Adam, perché io amo i cinecomic, li trovo molto divertenti. Vedremo se anche la DC Comics sarà all'altezza delle aspettative, visto che di solito viene battuta dalla Marvel in queste cose. E poi come seconda scelta segnalerei anche il film norvegese Wild Man in fuga dalla civiltà, che mi sembra molto carino come idea di fondo. Bisogna vedere se l'umorismo norvegese riuscirà a incontrare il gusto di quello italiano. E per finire il documentario Sergio Leone, l'italiano che inventò l'America. Per il momento è tutto, buon cinema!